Questo è un reparto molto meno colorato, molto meno gioioso, molto meno rutilante rispetto al paddock della Lotus Cup, però è un compartimento estremamente fondamentale, perché ormai si parla sempre solo di gomme. Qui devo dire che le macchine la fanno più da padrona, però la gomma è fondamentale, la gestione, sì. Via dicendo. Stefano, raccontaci innanzitutto anche come correte e cosa è cambiato rispetto all'anno scorso. Allora, corriamo sempre con Pirelli, con cui ci siamo trovati benissimo dallo scorso anno. Ci forniscono un'assistenza veramente importante, che per un trofeo come il nostro è davvero fondamentale. Abbiamo quindi due tecnici della Pirelli sempre in campo gara, pronti ad intervenire qualora ci fossero delle problematiche sulle pressioni, sulle temperature dei pneumatici. Ci danno una grossa mano, perché chiaramente con tutta la loro esperienza unita alla nostra sulla vettura riusciamo veramente ad ottenere un risultato esagerato, perché quest'anno, se si pensa che noi abbiamo sostituito il pneumatico posteriore, che è questo che l'anno scorso era identico al pneumatico anteriore, quindi con una larghezza da 225, quest'anno invece l'abbiamo sostituito col nuovo pneumatico, che è un 245 al posteriore, e abbiamo lasciato il 225, che qua di fianco a sinistra, sempre all'anteriore. La differenza della larghezza del pneumatico la si può percepire facilmente ad occhio guardando il canale del cerchio. In questo punto si vede che la gomma finisce molto prima, invece con la 245 riempie perfettamente il cerchio, che in questo caso è un cerchio che MAC ha costruito dedicato alla Lotus Cup, un cerchio con una larghezza da 8,5 x 17, cerchio molto leggero e che si è dimostrato negli anni, è diventato un must nella Lotus Cup, anche nella Lotus Cup americana e nella Lotus Cup europea è stato riconosciuto come un ottimo cerchio con delle capacità elastiche veramente incredibili. Però, si pensa sempre all'estetica, no? Per quanto riguarda i cerchi, però si dimentica che poi alla fine al cerchio è relegato il compito di dover sostenere gli stress e tutto il resto. Sì, infatti in questo caso MAC è riuscita a fare un cerchio veramente bello, un cerchio in alluminio molto leggero, e però appunto dicevo molto elastico. Fai conto che proprio nell'ultima gara che abbiamo fatto in America c'erano delle buche impressionanti subito dopo la fine della pista, del manto d'asfalto. C'erano delle buche all'esterno in alcune curve pazzesche, io ho preso 3-4 legnate che mi sono spaventato, però ero in prova ufficiale, dovevo per forza finire il giro, e sono riuscito a finire il giro nonostante avessi un cerchio che dopo una botta del genere si era sfrangiato. Poi chiaramente abbiamo provveduto alla sostituzione, perché poi diventa pericoloso utilizzare un cerchio del genere, però comunque non si è rotto, si è deformato e ha mantenuto la sua elasticità, ha retto all'impatto. Chiaro che è chiaramente un cerchio che subisce un impatto, poi è da sostituire, perché l'impatto successivo poi potrebbe determinare una rottura, perché in quel punto ha perso la sua elasticità, è nel punto in cui si è già stirato e quindi diventa pericoloso. Sì, io ho delle domande da farti. Sì. Perché tu ci fai anche scuola per l'utilizzo delle nostre vetture poi su strada. Sì. Che cosa ha comportato per l'Elise BBR il fatto di aver aumentato la dimensione pneumatico posteriore e di aver mantenuto una misura di gomma più limitata all'anteriore? E cosa succede se lo facciamo, ammesso che sia consentito dal libretto, sulle vetture che utilizziamo noi tutti i giorni? Allora, diciamo che noi abbiamo prediletto per il pneumatico più largo al posteriore, perché comunque essendo la vettura è molto bilanciata e ha un motore centrale e trazione posteriore, quindi diciamo che nelle gomme in cui agisce anche il motore, quindi c'è una forza in più determinata proprio dalla coppia del motore, generalmente servirebbe un pneumatico un po' più largo. Quindi nel caso del posteriore, con l'Elisa avevamo sempre visto una leggera sofferenza con la 225, nel passo gara soprattutto si generava un leggero sovrasterzo
che invece con la 245, quindi avendo molta, avendo più gomma terra, avendo più appoggio, è stato eliminato. Certo, certo. Noi ne avevamo bisogno, perché una delle grandi caratteristiche di questa macchina, date le doti del telaio, è che riesce a utilizzare il pneumatico in un modo egregio. E quindi avere un pneumatico un po' più largo al posteriore garantisce una costanza sul passo gara superiore. È incrementato anche il giro veloce in prove ufficiali, perché comunque si sono abbassati anche i tempi, e quindi sicuramente anche su una macchina stradale è chiaro che sono sempre tutte prove che vanno fatte. Noi abbiamo fatto 2000 km di test prima di prendere questa decisione, però è chiaro che una gomma più larga può aiutare ad avere molto più grip. Per strada bisogna stare attenti, però, perché poi noi per strada dobbiamo utilizzare la macchina sia in condizioni di asciutto che in condizioni di bagnato. Esatto, bagnato e sul tutto. Bagnato cambia tutto, perché chiaramente più superficie si ha e più si ha superficie che può essere invasa da acqua. Se nel caso in cui tu entri in una pozza con un pneumatico molto stretto, chiaramente l'aumento della superficie determina una diminuzione inversamente proporzionale al peso specifico. Quindi il peso specifico del pneumatico diminuisce più allarghi la superficie, no? E quindi diciamo che un pneumatico stretto taglia la pozza più facilmente, e un pneumatico largo invece tende a far più aquaplaning, a rimbalzare proprio sull'acqua e a galleggiare. Questo è determinato appunto dalla superficie e dalla capacità, perché poi su una macchina stradale non abbiamo una gomma slick, ma abbiamo una gomma con degli intagli, e gli intagli servono appunto per fare per smaltire il liquido, cioè l'acqua, sì, che si interpone tra l'asfalto e la gomma, perché ricordiamo che il pneumatico ha sempre tanta aderenza se tra l'asfalto e la gomma non c'è niente, ma nel momento in cui tra l'asfalto e la gomma si interpone anche una sottilissima pellicola d'acqua, la gomma non ha più lo stesso attrito sull'asfalto, e quindi perde. Poi è chiaro che l'acqua in più raffredda anche, perché l'acqua che piove non è calda, giusto? No, ogni tanto no, ogni tanto scende fredda. Ma ecco, e quindi il pneumatico poi si indurisce, la gomma dura, assume una... diventa un po' più plastica, diciamo, per parlare non troppo tecnico, ecco, diventa un po' più dura, un po' più plastica, quindi scivola più facilmente. Ok, okay. Motivo per il quale poi nei rally su una neve corrono con delle gommine molto strette, con i chiodi, va bene. Sì. Questa, per farvela vedere, è una gomma che ha fatto gara 1 con Stefano Pasotti, per cui una gomma sicuramente stressata, è lei, no? Sì, per sì, cui sì. Qui si vede evidentemente nel punto d'appoggio, tra l'altro questa è la posteriore sinistra, sì, che è quella che qui su questo circuito viene messa sì, un po' più a disagio, diciamo. Prova. E vediamo che nonostante comunque utilizzino dei gradi di camber notevoli, abbastanza generosi, perché in questo caso andiamo con 3,5 gradi più o meno. Si intravede, se lui fa il camber posteriore, dritta, da cosa si vede il camber? Scusa. Il camber si vede dall'inclinazione così del disco. Ok, verso l'esterno. Diciamo che la parte superiore va verso l'interno, si inclina proprio. E questo cosa dà? Cosa dà? Avere un camber un po' più aperto? È perché, guarda, esattamente questo, no? Io adesso ve lo simulo. La ruota, diciamo più o meno, camber zero, se lo guardi da dietro, è questo. Perpendicolare al terreno. Quando vai a 3 gradi negativo vai più o meno così, no? Andando così, chiaramente, se uno pensa a una curva destra, nella curva destra poi la gomma appoggia tutta. Mentre se tu parti a zero, poi nella curva destra la parte interna del pneumatico non lavora più. E così tu sul dritto vai e appoggia solo questa parte, ma poi in una curva va a appoggiare tutto il pneumatico. Okay. E questo serve, infatti vediamo che qua in questa parte questa gomma, per come guida Pasotti, chiamerebbe un po' di camber, dovrebbe non andare a consumarsi così tanto sulla spalla, ma fermarsi leggermente prima, è perché comunque qui la pista mette a dura prova, soprattutto dalla parte destra il consumo del pneumatico. Bisognerebbe, si può anche andare in alcuni circuiti con dei camber differenti,
In un circuito come questo probabilmente a sinistra sarebbe meglio metterlo un po' di più, però io vedo dalla regolazione. Aspetta, adesso facciamolo vedere, faccelo vedere. La regolazione viene fatta tramite questa piastrina qui, questa piastrina che si interpone tra il mozzo e il montante della sospensione. Questa piastrina esattamente qui, qua, aumentando le piastrine si toglie camber, togliendo le piastrine si aumenta il camber. Qui c'è solo una piastrina, quindi vuol dire che la macchina è già regolata col massimo del camber che si può avere. Va bene. E quindi diciamo che arrivati a questo livello di camber non si riesce più a dare. Se andiamo a vedere infatti il pneumatico destro, adesso probabilmente dalla telecamera non si riesce a vedere benissimo, però è molto meno usurata. E perché questa pista gira in senso orario, e girando in senso orario con la maggior parte delle curve in appoggio a sinistra sollecita molto di più i pneumatici dalla parte sinistra. Infatti qua in questa parte il pneumatico qui è molto meno usurato. Bello Stefano, è sempre bellissimo ascoltarti perché ci insegni un sacco di cose che poi ci servono anche su strada. Altra cosa fondamentale è la pressione delle gomme. Ah, ecco. Sì, la pressione delle gomme è molto importante, infatti noi generalmente su una macchina del genere tendiamo a partire con una pressione molto bassa rispetto a quelle che si utilizzano su strada, perché il pneumatico slick 7, 8, 7? A 6, 9 anche. Anche a 9? 9, 9, 2. Galleggia un po'. Galleggia però. Un po', però. No, poi dai, scherzi a farlo no, quanto. No, allora, innanzitutto il pneumatico slick ha una rigidità verticale nettamente superiore rispetto a quella di un pneumatico normale. Vuol dire normale. Che non spancia, no? Che rispetto alla gomma di serie non, sì, non la, cede. La carcassa in questa parte è la rigidità verticale è data da questa parte qui. E questa parte ed è molto molto rigida. Se tu prendi una gomma slick e non la gonfi non vedi che spancia come una macchina. Quando tu vedi una macchina stradale con le gomme sgonfie la gomma va a toccare il cerchio, invece la slick no, rimane comunque su perché è molto rigida verticale. Data questa rigidità è data perché deve resistere ai colpi dei cordoli, a tanti colpi, deve essere molto resistente. Su strada non si potrebbe utilizzare un pneumatico così rigido perché un pneumatico così rigido su un percorso molto sconnesso perde aderenza troppo facilmente, perché la rigidità verticale del pneumatico non permette alla gomma di seguire tutte le asperità e le frequenze del terreno. Qui salteremmo come dei grilli, ma soprattutto non avremmo il controllo della vettura. Infatti, e proprio per questo, per la rigidità verticale, si tende a partire con una pressione più bassa rispetto a una macchina normale, e infatti noi ad esempio qua diciamo la pressione di partenza generalmente intorno all'1,5 anteriore, 1,4 posteriore, per poi arrivare ad una pressione di un bare 9,2 a caldo. Quanto ci mettono ad arrivare in temperatura? Un paio di giri. Un paio di giri sono giuste. Sì, un paio di giri sono giuste. Sì, sì. Ok, perfetto. Non so se ti rivedo dopo nel paddock, che sono gli amici della Speed Championship da andare a beccare. Buono. Grazie. Ciao. Steve.